Con il concerto dell'Orchestra Melos nella Rotonda Antonelliana di Castellamonte si è aperta ufficialmente anche la parte dedicata agli eventi collaterali della 62esima Mostra della Ceramica di Castellamonte. Alessandro Musso, consigliere di maggioranza del Comune di Castellamonte, un evento importante, un inizio comunque coi fiocchi, visto anche la tanta gente che ha deciso il 19 di agosto di venire a questo primo importante evento dell'anno per quanto riguarda la mostra.
Sicuramente una partecipazione molto molto grande, siamo molto felici di questo, tra l'altro ringraziamo tutti quelli che hanno deciso di partecipare perché la temperatura oggi davvero non ci ha aiutato, è stata una giornata bollente, però un grande inizio, tanta gente, tantissime opere di qualità, mi sento di dirlo assolutamente, così come la musica di questa sera. Orchestra Melos che ormai da anni ci accompagna nell'inaugurazione della mostra, anche quest'anno non ce la siamo fatta scappare, un bel concerto, una grossa affluenza di pubblico e quindi siamo molto contenti. Colgo l'occasione di ringraziare non solo tutti quelli che erano presenti oggi, ma tutti quelli che ci hanno aiutato nel realizzare anche questa 62esima edizione, quindi oltre a tutti gli sponsor, tutte le associazioni di volontari e volontari che a titolo privato hanno deciso di aiutarci a tenere soprattutto aperti i punti espositivi per un periodo così lungo di esposizione. Una mostra internazionale che è sempre più internazionale, oggi c'è stato ribadito la collaborazione con la Romania, l'apertura importante con il gruppo del Marocco, ma anche una giornata in cui si è ricordato gli amici di Faenza, dimostrazione che questa mostra della ceramica è dedicata soprattutto a chi nell'ultimo periodo ha vissuto un momento molto difficile. Assolutamente sì, è da anni che ormai la nostra mostra ha assunto ormai un respiro internazionale. L'altro anno il paese ospite era la Romania, perché ovviamente la comunità rumena è molto presente sul nostro territorio canavesano. Quest'anno il paese ospite è il Marocco, con una bellissima esposizione al piano nobile del Palazzo Botton, che mette anche in rapporto la nostra produzione ceramica con quella del paese del Nord Africa. E Faenza che abbiamo ricordato all'inaugurazione, il sindaco ha ricordato molto bene. Tra l'altro colgo l'occasione per ricordare un caro amico che insomma anche voi avete coperto la notizia abbondantemente in questi giorni, Matteo Gallo, volontario nonché dipendente della Croce Rossa di Castellamonte. Lui aveva da poco iniziato a elaborare un grosso lavoro, una grossa iniziativa per aiutare in particolar modo il comparto educativo scolastico della città di Faenza, dove lui era stato appunto in qualità di volontario della Croce Rossa nei giorni dell'alluvione. Ecco, l'annuncio che ci tengo a fare come comune è che, per quanto Matteo purtroppo non sia più fra noi, sia il Comune sia la Croce Rossa di Castellamonte hanno intenzione di andare avanti con questo progetto e quindi nelle prossime settimane sapremo dirvi di più, ma assolutamente questa linea non l'abbandoneremo e anzi in ricordo anche di Matteo cercheremo di portare avanti il progetto. La mostra si è appena aperta, ma tanti saranno gli eventi da qua al 10 settembre, dimostrazione che ogni anno si lavora per dare un programma sempre più ricco, coinvolgendo tantissimo il territorio canavesano, perché questa, diciamo la verità, è effettivamente l'occasione per far conoscere ancora di più fuori dai patri confini, tra virgolette, quello che è il territorio e quella che è la città della ceramica, che è Castellamonte. Questo assolutamente sì, noi abbiamo ormai da anni in atto una collaborazione tra terre canavesane con i comuni di Aglie e San Giorgio che sta andando avanti molto bene, che ci sta portando non solo in Italia, in paesi di grandissima importanza sia storica che turistica come Venezia, come Firenze, ma ci sta piano piano portando anche all'estero. Abbiamo già in progetto delle collaborazioni con la Cina, ad esempio, in questo campo. La mostra sì ha tantissime attività collaterali perché la ceramica vuole essere l'elemento trainante di in realtà tutta una serie di eventi e di ricchezze che il nostro territorio ha e che i turisti speriamo possano conoscere. Quest'anno in più sono molto contento perché la quasi totalità degli esercenti castellamontesi, ristoratori, baristi, produttori eccetera saranno aperti nonostante il periodo che è ancora comunque di ferie per la gran parte dei commercianti e quindi sicuramente i turisti che decideranno di venirci a trovare troveranno una grossa ricchezza anche non gastronomica, non solo di ceramica.